Basiliche e ragù, coltura e cultura, cultura a 360 gradi, unendo la capacità di trasformare una passione in mestiere. Al centro la tradizione napoletana, il ripristino delle ricette e i piccoli segreti che rendono quel piatto unico per i palati di tutti. L'evento è organizzato dalla Buona Tavola, il magazine diretto da Renato Rocco. Lo ascoltiamo. Cultura del cibo e cultura dell'arte, le basiliche paleocristiane di Cimitile e il ragù, una tradizione napoletana che l'abbiamo declinata in tutti i modi, dai fritti, da un tortino di melanzane, alle classiche ragù, con la candela e anche con il cozzetiello che viene intinto nella pentola che peppea. Un evento che vuole risaltare una tradizione napoletana e la vuole coniugare con la nostra grande cultura. Interprete e protagonista della tradizione culinaria è stato Gennaro Galeota Fiore, titolare della trattoria e pizzeria Sapori di Napoli, che ha proposto una verticale di ragù, un ragù che pensa. Ai nostri microfoni spiega di cosa si tratta. Abbiamo fatto assaggiare tutto quanto il menù a base di ragù. Abbiamo iniziato con dei fritti sfiziosi fatti a base di ragù in pentola, una montanarina e il pane proibito. Poi seguire con un tortino di melanzane, dopo la candela spezzata, che sarebbe lo zido grande spezzato, sempre con la stessa base, e a chiudere tutto quanto con la polpetta fatta nel cozzetiello come si faceva tanti anni fa. Oltre al cibo, anche il vino, grazie al sodalizio con la cantina e i due principati, rappresentata dal proprietario Dante Marra. Siamo una cantina, diciamo, prettamente meridionale. Noi ci ispiriamo all'epoca diciamo, della pre-unità d'Italia, quindi i valori del sud. Produciamo vini quasi esclusivamente campani, abbiamo la Falanghina del Benevento e poi altri vini sono irpini. Quest'anno abbiamo creato una bollicina col Bombino Nero in Puglia, e quindi un rosato extra dry, già esaurito. E nostra produzione è molto limitata, nel senso che facciamo in totale 8.000 bottiglie di Falanghina, 8.000 di Aglianico Campano, 5.000 di Fano d'Avellino DOCG e 5.000 di Greco di Tufo DOCG.